Ciao a tutti, siamo quasi a Cesena ormai, stiamo arrivando alla Fiera del Libro della Romagna, organizzata dal nostro editore Francesco Giubilei, sono con Pino Scaccia. Pino, oggi andiamo a parlare un po' di rapporto fra informazione e internet. Io una domanda sola ti volevo fare, perché la curiosità è tutta lì poi. Tu che hai fatto per anni l'inviato di guerra, senza internet, senza telefonini, senza social network, ma come facevi a trasmettere i pezzi alla Rai, per esempio? Ma è cambiato tutto sul piano tecnologico, naturalmente, ma anche e soprattutto forse sul piano concettuale. Era un modo diverso, ormai in pieno villaggio globale si trasmette tutto in tempo assolutamente reale, cioè lo stesso momento in cui accade, qualsiasi telespettatore pretende di essere presente all'evento. Ai miei tempi sicuramente era diverso, c'erano giorni di preparazione. Io ricordo la prima guerra del Golfo in Kuwait, mandavo un servizio ogni 3 giorni perché per problemi tecnici, proprio per la ricerca del sedere, ma anche e soprattutto per capire, per raccontare, per cercare storie. Adesso probabilmente è tutto più superficiale, insomma. L'informazione è immediata, assolutamente immediata, ma sicuramente non è completa, si va spesso a sensazioni più che a conoscenza vera, quindi è tutto cambiato. Però il mezzo, in teoria almeno si dice, no, che quella possibilità che oggi abbiamo di essere più presenti grazie alla tecnologia, più veloci, poi in realtà dicono ma è tutto meglio proprio perché ci sono questi mezzi. Sì, ma intanto cerchiamo di capire che la vera libertà, ecco, faccio riferimento alla prima guerra del Golfo, la vera libertà è nata nella seconda guerra del Golfo, quando anche per dimensioni è stato possibile per ogni truppa trasportare un proprio satellite, grande quanto un modem, quindi con la possibilità di trasmettere senza filtri. Prima bisogna affidarsi ai satelliti delle TV di Stato, nei vari stati, dove c'era un regime, naturalmente eri soggetto a molte limitazioni. Avete la possibilità di trasmettere direttamente tutto questo, ma da allora molto altro tempo è passato. Siamo arrivati al punto che con FTP, un sistema, in realtà da un qualsiasi computer, non più il satellite, un qualsiasi PC si può trasmettere in diretta qualsiasi cosa. Io ricordo che dal deserto libico, davanti ai pozzi petroliferi, trasmettevamo dal deserto col PC sulle gambe, trasmettevamo il pezzo TG1, per cui è cambiato tutto. Allora, siccome questa possibilità con un PC è alla portata di tutti, non solo dei professionisti ma di chiunque entrato con minima conoscenza tecnica, è chiaro che tutto stravolto, arrivano miliardi di informazioni, siamo bombardati da informazioni. Però possiamo dire che poi alla fine la differenza vera la fa il giornalista quando è bravo, tecnologia o no, se uno è bravo e sa raccontare, poi la differenza la fa lì, o no? Si può dire questo? Ma sì, in qualche maniera è vero, però alla fine, se questa è una lezione che ho sentito molte volte dagli operatori, quando è sparita la pellicola, è arrivata l'elettronica, sì però la qualità della pellicola, sì però spingendo un bottone con l'elettronica andava in diretta. L'ho sentita ripetere con l'avvio del digitale, però è un'altra cosa, il digitale ha possibilità così infinite che supera chiunque. Il digitale, mentre una volta per fare l'operatore bisogna avere una conoscenza specifica, digitale lo usano anche i bambini, non è un modo di dire, i bambini usano il digitale, per cui è questo, cioè è tutto azzerato, e azzerare sempre tutto non sempre è un vantaggio, insomma, si pagano dei prezzi e il prezzo secondo me è la grande assoluta confusione. Di
questo, di altro. Tra poco c'è una galleria, devo chiudere, parleremo questo pomeriggio a Cesena. Ciao. Ciao.